Ben trovati con il nostro appuntamento del martedì, quello dedicato alle interviste. E innanzitutto ben trovati anche con tutta la redazione dell'Atleta e quindi con Mattia Mingione che è in regia e consente tutto questo. Mattia che tutto vede e tutto tocca, che vi saluta. Ma anche con Nicolò Masini, il nostro producer, anche lui dietro le quinte, che vi saluta. E Andrea Buzzau, il moderatore, che non è dietro le quinte e non vi saluta perché è pronto a, insomma, moderare lì sulla chat, qualunque, a controllare e supervisionare tutto. L'ospite di oggi ha 23 anni, viene da Crema, è campionessa italiana di ciclismo su pista e si chiama Miriam Vece. Ciao Miriam! Buonasera a tutti! Ciao, buonasera, come va? Un po' di peripezie tecnologiche. Un po', non sono molto tecnologica, non ho mai usato tutte queste applicazioni. Sì, no, ti capisco, anche io come te, come ti dicevo, insomma, Nicolò è abituato con me a risolvere problemi tecnologici, quindi insomma, come al solito, si è ritrovato a dimostrare tutte le sue competenze. Però invece lui è molto bravo, oggi mi ha fornito, tra l'altro ci tengo proprio a farlo vedere, di un tablet per la scaletta, dove addirittura posso scrivere. Per me è proprio quasi una stregoneria, invece secondo me per tanti è... No, Nicolò, normalità. Va bene, comunque, dicevamo, campionessa italiana di ciclismo su pista a 23 anni, giovanissima. Di che anno sei? Del 97, 98? Già l'hai compiuti? 97. 97. Sì, a marzo 2024. Ok, bene. Come nasce questa tua passione per il ciclismo? È nata quando avevo 6 anni perché mio fratello correva in bici, quindi ho deciso di provare anch'io e alla fine ho continuato. Quindi una cosa di famiglia, diciamo. Sì, io e mio fratello, i miei genitori, no, niente. Ah, ok. E oggi corri per il team Valcar Travel Service e il Centro Sportivo esatto. Esercito. Esatto. Diciamo che la mia squadra la vedo ben poco perché fanno strada, fanno prevalentemente strada, io no. E l'esercito mi ha dato la possibilità di far diventare il ciclismo il mio lavoro. Ok, mi spieghi che vuol dire la differenza, no, tra strada, pista, perché non ci racconti un po' quali sono, no, le specialità del ciclismo? Allora, il ciclismo su strada si tratta di gare, ovviamente su strada molto lunghe, vanno dagli 80 ai 120, 130 km. Invece il ciclismo su pista si divide in due discipline, endurance, ad esempio la corsa a punti o quartetto, che sono discipline un po' più lunghe, e poi la velocità, che è quello che faccio io, che sono discipline corte come 500 metri o 200 metri lanciati. Ok, e quello da 500 metri è una disciplina olimpica? No, purtroppo no. La velocità e il keirin sì. La velocità? E il keirin sì, sono due discipline olimpiche. Ok, e quindi tu hai detto che fai questo di velocità, quindi quello su pista, e hai mai fatto quello su strada? Sì, fino a quando avevo 17-18 anni, poi visto che la salita non faceva per me, ho deciso di fare solo pista. Ah, ok, quindi tu sei più amante del rischio e della velocità? Esatto. Quindi la salita non faceva per te perché? Richiede altre caratteristiche? Sì. Ecco, andiamo ad analizzare quali sono le... Bisogna non pesare tanto. Dimmi. Per andare forte in salita non bisogna avere così tanti muscoli, che è cosa che io ho, quindi facevo fatica a arrivare alla fine. Ah, questo è un spunto importante, perché in realtà non lo pensavo io, e penso comunemente, insomma, credo che per fare la salita ci sia bisogno invece proprio del muscolo. Sì, ma ad esempio chi fa strada non si allena in palestra, io invece faccio tanti chili di squat e tante sedute in palestra, a differenza delle ragazze che vanno su strada. Ok, dopo arriviamo anche al tuo allenamento di routine. Ecco, quali sono le caratteristiche che bisogna avere, non solo fisiche ma anche personali, per andare in bicicletta come un professionista, ovviamente? Bisogna avere tanta passione, perché veramente ci sono dei giorni in cui va tutto male, voglio solo voglia di mollare, quindi tanta passione, grinta, voglia di fare, determinazione.
La grinta, la determinazione, certo, no. Beh, sai, queste poi sono, come dire, delle caratteristiche che un po' appartengono a qualunque atleta, no? È giusto che un atleta, l'atleta si sacrifica, cioè la vita dell'atleta è una vita di sacrificio, quindi chiaramente c'è bisogno di tenacia e determinazione, però ecco, proprio, non so, penso per esempio anche a un alto tasso, no, di concentrazione forse per portare avanti, no, la fatica con costanza. Sì, soprattutto in pista, perché anche un decimo di secondo può costarti il podio o la vittoria, quindi bisogna essere concentrati, cercare di non andare troppo in ansia prima della gara. E tu come controlli, per esempio, l'ansia pre-gara? All'inizio ne avevo tanta, adesso secondo me col passare degli anni e l'esperienza non mi agito più tanto prima delle gare, riesco a controllarla abbastanza bene. Ah, ok, beh, questo è buono. Quindi hai avuto, diciamo, un'evoluzione, ti riconosci nella, cioè, che cosa hai in comune con la te più giovane, benché tu sia giovanissima, però insomma hai anche iniziato giovanissima, no? Se dovessi tracciare una tua evoluzione, cosa diresti che è cambiato dai primi tempi? Penso sia cambiato completamente tutto, perché all'inizio forse anche l'età, 18 anni, non avevo tanta voglia, preferivo magari uscire con le amiche, non allenarmi, arrivavo alla gara che non ero proprio concentrata. Adesso invece che è diventato veramente il mio lavoro, la mia passione, quando so che c'è un periodo importante riesco a focalizzarmi, concentrarmi e arrivare in quella gara lì al 100%. Cosa che Certo, prima non non ti facevo. pesa più quel sacrificio anche proprio a livello di vita che magari invece da adolescente, no, ovviamente. Quindi tu prende nel pre-gara fai Esatto. una vita di ritiro. Quindi Sì. se vogliamo il periodo Covid in qualche modo ha, come dire, no, ha aiutato la vita Più o atletica. meno. Più o meno. Tu ti sei Quasi sempre sì. allenata? Sì, avevo a casa la palestra e tutto quello che mi serviva per allenarmi. Che se non erro, poi in qualche campionato europeo c'è stato proprio a fine febbraio, quindi poco del 2020, poco prima dell'inizio del lockdown. Ci siamo bloccati forse. C'è stato? Aspetta, forse abbiamo un Stata problema l'ultima di. gara prima del lockdown. Come hai detto? Che a febbraio ho fatto i campionati del mondo, sì, l'ultima gara prima del lockdown. Ah, no, europeo, mondiale, perfetto. Ecco lì Mondiale, sì. a che punto eri arrivata sul podio? Lì andavo forte, ho fatto terza nei 500 metri e non me lo aspettavo, sinceramente, è stata una sorpresa. Sapevo di andare forte perché mi ero impegnata, ero arrivata lì al massimo, ma non mi sarei mai aspettata un podio. È stata la tua soddisfazione più grande della tua carriera? Fin qui? Fino ad ora sì. Beh, certo, ovviamente, poi sei giovanissima, quindi insomma, tutto quello che già hai è un grande risultato per la giovane età, però fin qui, quindi diciamo che il pre-lockdown ti ha fatto un bel regalo, ti ha fatto vivere, no, poi quei mesi rinchiusa Esatto. con una grande dose di energia, no, in camerata. Però ti sei Sì, quello continuata ad allenare. sicuramente. Sì, perché per noi non possiamo smettere di allenarci, soprattutto con la palestra, perché poi ricominciare è difficile. Eh certo, beh, se poi tu ci dici, ecco, raccontaci un po' il tuo allenamento, cioè il tuo allenamento quotidiano, anche come è suddiviso, cioè immagino, come mi hai detto, che tu appunto vai comunque in palestra, grandi squat, scusa, ho visto muoversi qui il mio smart, come si chiama questo? E vabbè, quindi adesso con la mia penna, fantastico. E forse l'ho mosso io, mi stanno rimproverando, comunque. Vabbè, guarda, riprendiamo la polemica di Nicolò. Comunque, quindi immagino che tu mi dicevi ti alleni in palestra, però poi hai sempre bisogno, no, di andare in bicicletta per ovvie ragioni, immagino. Quindi credo si divida, no, un po' Esatto. in due step il tuo allenamento. Sì, di solito faccio 4 sedute in pista al pomeriggio. E al mattino 2 in palestra. Poi Ah, ok, quattro sì. sedute in pista, che vuol dire quattro?
A settimana praticamente vado 4 volte in pista, ad esempio, non so, lunedì, martedì, giovedì, venerdì, e Ok. la mattina facciamo la Ah, palestra 4 a o... settimana, perfetto. No, no, Sì. no, non avevo capito io. Ok, perfetto. Ah, bene. E due di palestra, quindi solo due, cioè gli altri 2 giorni vai in palestra invece. Sì, e poi 1 o 2 volte a settimana usciamo su strada e un giorno di riposo. Ok, beh, infatti ti stavo per dire, infatti poi un giorno di riposo, insomma, ce lo concediamo. E invece Esatto. l'alimentazione, che segui un'alimentazione apposita? Ni, sinceramente ni. Diciamo che su pista puoi permetterti di avere anche 1 o 2 chili in più, che non succede niente, a differenza che ciclismo su strada, dove appunto in salita non puoi avere tanto peso. Ah, ecco, quindi praticamente il segreto del ciclismo in salita, quindi su strada, è cioè essere più leggera. Ok. Anche sì, fa tanto su strada. E bene, a questo punto io arriverei anche al mezzo di trasporto, perché immagino che sì, il ciclista, quindi l'atleta, debba avere delle caratteristiche, no? Che siano, come dire, più conformi allo sport che pratica e alla specialità. Però anche la bicicletta avrà delle caratteristiche. Esatto, la mia ad esempio è senza i freni. Senza i freni. Sì, in pista non abbiamo i freni, quindi per frenare o fermarci dobbiamo pedalare all'indietro. Questa cosa, non la sapevo. Ok, quindi la tua Sì. bicicletta è, immagino sia anche più aerodinamica, se vogliamo, più leggera. Esatto, sì. Aerodinamica leggera, e in gara usiamo le ruote lenticolari o la ruota a razza davanti, quindi senza i raggi fini. Ok, e invece nel caso della strada? Su strada di solito usano delle ruote con il profilo un po' più alto e i raggi normali. Poi Ok. hanno biciclette, magari se hanno la gara senza salita è più aerodinamica, un po' più pesante, invece se hanno la gara in salita hanno biciclette più leggere. Anche in quel caso, certo. Che... Ok. Quando hai tolto tu le rotelle dalla bicicletta, te lo posso chiedere? Penso 3 anni. A 3 anni. Pensi, io ancora mi ricordo il momento in cui proprio le ho tolte, cioè mi ricordo perfettamente dove ero, cioè la situazione. Tu te lo ricordi? Più o meno, sì, ogni tanto mia mamma me lo racconta. Certo, perché poi magari uno le cose poi le sa dai racconti. Quindi vabbè, da lì, bene. Hai una musa ispiratrice? Cioè ti ispiri a qualcuno? Una ciclista che si chiama come me, Miriam Velte, tedesca, di solito mi ispiro a lei. L'hai sempre Sì. seguita? Sì, da quando avevo 15 anni più o meno. Ah, bene. Bene, a questo punto parliamo. Allora, no, innanzitutto vorrei che tu, prima di arrivare, no, a quello che poi vuoi fare, perché sei così giovane che hai ancora praticamente la vastità delle possibilità davanti a te, no? Ripercorriamo un attimino la tua carriera, che come ti abbiamo detto è breve, ma per la giovane età, però è già ricca di soddisfazioni. Sì. L'ultima, cioè quella pre-lockdown è l'ultima o dopo hai corso e rivinto? Allora, dopo il lockdown a novembre ho fatto i campionati europei, ho fatto terza nei 500 metri e a maggio di quest'anno ho vinto una Coppa del Mondo a Hong Kong. Una Coppa del Mondo a Hong Kong, bene. A maggio adesso? Sì, 2021. Quindi tu vieni da Hong Kong praticamente. 2 mesi fa sei stata. L'ultima gara, sì. Ok, quindi una Coppa del Mondo, delle medaglie di bronzo, manca un oro. Speriamo al prossimo mondiale. È il tuo obiettivo? Sì, sicuramente l'obiettivo principale di questa stagione è il campionato del mondo. Ok, Parigi 2024. Un altro grande obiettivo, sì. Però ecco, in quel caso mi domando, se i 500 metri non sono inclusi, cioè non sono disciplina olimpica, in quel caso come partecipi? Con la velocità o il keirin, sì. Più sulla velocità, perché nel keirin non è che io sia una delle migliori, in velocità invece vado abbastanza bene. Ok.
E quindi appena finito il campionato del mondo del prossimo anno, ti concentri sulle Olimpiadi di Parigi. Esatto, sì. C'è qualcosa Sì, che c'è vorresti qualche. migliorare in te, qualcosa su cui lavori ogni giorno che non ti piace di te e che, essendo ancora così giovane, ovviamente, insomma, hai tutto il tempo, però che ti stimola poi ogni giorno a dire no, questa cosa, cioè tra un anno voglio dire che l'ho migliorata e che prima avevo questo difetto, questa lacuna e adesso non ce l'ho più. Allora, se riguarda la parte dell'allenamento, non c'è quasi niente, un po' la resistenza, ma è tutto a posto. Penso sia più una cosa mentale da migliorare, soprattutto perché non credo tanto in me stessa e mi abbatto un po' troppo facilmente, cosa che non dovrei. Quindi diciamo un po' psicologica. Un Sì. atleta che allena il corpo allena anche la mente, quindi in qualche modo ti domando, fai un lavoro anche su te stessa a livello psicologico? Sinceramente no, perché tutta l'ansia e lo stress così ho imparato a gestirle anche con gli allenamenti, che più o meno in allenamento rifacciamo tutto quello che facciamo anche in gara, quindi non è che faccio altro. Invece, però tu mi hai parlato, infatti, adesso una cosa che non ti piace, ti ho chiesto e quindi alla fine è venuto fuori un po', ci hai così confidato un tuo difetto, no? Non credi molto in Sì. te stessa, ecco, invece una cosa che un po' appartiene ai 20 anni, ecco, forse questa caratteristica, che quindi poi andrà a migliorare, oltre che con il lavoro interiore che ognuno fa, poi anche proprio con il tempo, perché più cresci e più assumi delle consapevolezze. Però invece i tuoi punti di forza, no? Quelle caratteristiche che proprio ti rendono diversa dagli altri, ognuno poi ha uno sprint in più rispetto agli altri, proprio per il nostro fatto, anche il fatto proprio di essere unici, no? Ognuno è diverso dall'altro, ognuno è unico. Qual è il tuo quid in più? In bici che parto veramente forte da ferma e fatto psicologico mentale è che non importa quante volte io cada, riesco sempre a rialzarmi, anzi torno più forte di prima. Se c'è qualcosa che va male, la volta dopo sono sempre più motivata a far bene. Quindi la tenacia, quindi vedi che alla fine Sì. poi uno a volte secondo me raccontarsi ci fa rendere conto, no? È come mettere per iscritto una cosa e la vedi dall'esterno, vedi che poi alla fine la tenacia entra un po' in contrasto con il non credere in se stessi, perché poi insomma, anzi si risolve così, la prima si risolve con la seconda, cioè il non credere in se stessi si risolve con la tenacia. Sì, secondo me col passare degli anni, se dovessi riuscire ad ottenere altri risultati importanti, sicuramente inizierò a credere di più in me stessa. Certo. Vai ancora in Allora, bicicletta con tuo fratello? no, mio fratello penso che non vada in bici da anni ormai, si è dato al calcio. Ah, ecco, quindi è pure lui un atleta, cioè al calcio a livelli alti? No, non altissimi, così più una passione che altro per lui. Quindi diciamo ti ha ispirato ad avere tu la passione di una cosa che poi per te è diventata un lavoro, mi dicevi, l'esercito hai detto ti ha dato la possibilità di farlo diventare un lavoro. Esatto, infatti devo ringraziarlo tanto perché mi sa che senza di lui non avrei mai iniziato il ciclismo, anzi, sa Ok. nessuno sport. Nelle tue attività di svago vai in bicicletta? Perché poi a volte magari uno lo fa talmente tanto, no? Ecco, come dici tu, questo ti è diventato un lavoro, perché poi lo sport per un atleta diventa il lavoro. Ci vai di tuo così la domenica mattina? No, sinceramente no. Preferisco andare in macchina. Non esco mai in bici, a meno che magari qualche amica mi chiede se andiamo, ma mai. Penso di non avere neanche una bici normale a casa. Ah, ok, solo quelle tipo in velocità, tipo super aerodinamiche, come ci raccontavi prima. Ah, Esatto. ok. Sì. Io adesso volevo avvicinarmi al mondo della bici. Invece altri sport ne pratichi? Praticarne no, ma neanche seguirne sinceramente non mi piace molto. Seguo solo il calcio femminile perché gioca la mia migliore amica, ma nient'altro. Ah, ok, che squadra gioca? Giocava nel Como quest'anno, in Serie B. Ok. Beh, quindi, ma neanche da bambina hai fatto altri sport?
Danza per forse 5 mesi. Ah, ok. Sì, anche perché entra un po' contrastante, no? Con la bicicletta, anche se poi, insomma, uno può fare gli sport più disparati, quindi, insomma, tutto sommato. E non porti mai nessuno con te nel, non so, a fare qualcosa un po' di estremo. A me ha incuriosito molto questo fatto che cioè che la bicicletta non abbia i freni. Cioè, c'è come dire, anche un tasso di rischio, se vogliamo. Sei un po' amante Sì, degli perché sport se... estremi? in realtà non molto, perché sono tanto fifona. Che strano, Però questa è sono una cosa nata sulla strana. bici senza freni, quindi per me quello è normale. Ok, ma pensi che rimarrà un po' il tuo lavoro per molti anni, questo legato al ciclismo? Pensi che lo porterai Sicuramente avanti? finché... Penso proprio di sì, finché posso, sì. Sì, insomma, cioè, poi alla fine lo sport, come dire, un atleta, ne fa una ragione di vita ed è giusto appunto che con la tenacia poi porti avanti questo. Però comunque bisogna che devi credere in te stessa, perché appunto a che età hai raggiunto il primo premio? Cioè hai raggiunto, diciamo, il primo grande risultato. A 15 anni sono arrivata terza nel campionato del mondo junior. Poi Ok, quindi ho piccola. vinto il campionato europeo a 20 o 21. Qual è la cosa a cui hai dovuto rinunciare che più ti è pesata? Sinceramente non penso ci sia qualcosa in particolare, però secondo me rispetto magari a tanti miei coetanei, i sabati sera chiusi in casa ne ho passati tanti. Ah, ok. Anche penso sia quello, però per il resto non, niente. Sei fidanzata? Perché Non più. per colpa dello sport? Nì. Cioè, io mi sono mossa in Svizzera 3 anni fa, appunto. Tutto, quindi penso è difficile avere qualcuno a casa che ti aspetti comunque ogni mese o ogni settimana, anche perché non ne posso tornare ogni giorno. Certo. Qui, ah, è vero, ho un altro punto. Tu adesso vivi in Svizzera e vabbè, da te è vicino casa. 4 ore. Ah, ok, 4 ore. Ecco, com'è vivere? Perché da quant'è che vivi in Svizzera? Quindi Dal 2018. avevi 3 anni fa, ne avevi 20. Anche Sì. quello l'hai vissuto come un sacrificio. Com'è stato andartene di casa così giovane? Non è stato semplice, soprattutto perché non parlavo inglese, proprio zero. Quindi comunque sono entrata in una realtà dove non si parlava italiano, ci sono ragazzi proprio di tutto il mondo. Quindi c'è tante cose che sono cambiate nella mia vita, però penso che sia un'esperienza che mi ha cambiato tanto e la rifarei senza problemi. Certo, tra l'altro la Svizzera che ha giocato contro l'Italia, tu l'hai vista la partita? Li segui gli europei? Zero. No, li dovresti seguire, Miriam. Anche Hai per, no, ragione, li ma non abbiamo mi anche battuti piace. questi svizzeri. Hai ragione, ma non mi piace proprio. Magari stasera so che c'è la partita, Sì, guardo. abbiamo rischiato che questa sera la partita fosse di nuovo contro la Svizzera perché la scorsa partita era Svizzera-Spagna, Spagna-Svizzera, ora non ricordo, quindi comunque tra le due chi vinceva si sarebbe riscontrata oggi contro l'Italia. Ha vinto la Spagna e quindi c'è Italia-Spagna, ma abbiamo rischiato di fare una Ok. seconda volta Italia-Svizzera, quindi per te praticamente un derby in casa. Eh No, ti farei comunque Italia. beh, certo. Certo, siamo alla Spero. semifinale comunque, ti informo che siamo alla semifinale, che quindi se vinciamo questa sera andiamo in finale. Quindi in realtà è una bella partita, ti dico di non perdertela. Guarda, per festeggiare potresti Allora. venire a Crema, no, venire perché io non sto a Crema, ma potresti andare a Crema, che è appunto la tua città natale, in bicicletta. Io quando vedo, per esempio, no, io ho un mio amico che si... Che,
fa il ciclista di per passione. L'altra volta ha fatto una cosa molto carina, sicuramente ne avrai sentito parlare. Praticamente si chiama Chase the Sun o Follow the Sun, non mi ricordo. Comunque partono dall'Adriatico e arrivano fino al Tirreno. Quindi, per esempio, noi qui sul Tirreno a Roma abbiamo una località di mare di Roma che è Ostia. Si parte dalle Marche, quindi dall'Adriatico, se la fanno tutta in bicicletta, tipo 270 km in un giorno, partono all'alba dalle Marche per arrivare al tramonto appunto in questa località di mare di Roma. Quindi tagliano l'Italia in due, tagliano l'Italia e seguono il sole, quindi dall'alba vedono il sole che esce, che nasce, fino al sole che muore, quindi che tramonta. E secondo me è una cosa molto bella, però io mi domando, ma con quale resistenza, no? 270 km in bicicletta, lì è un altro discorso, ancora ha a che fare con la resistenza. Esatto, cosa che io non potrei fare perché al massimo su strada riesco a fare un'ora, quindi per me sarebbe ancora più faticoso che magari per i tuoi amici che non fanno ciclismo come lavoro o sport. Ecco, vedi, infatti questo volevo capire, perché effettivamente lì è più un discorso sulla lunga, no? E quindi poi Esatto. effettivamente cambia molto. Però potresti provare una volta, lo devi far diventare anche come hobby, magari un giorno, poi se non sarà più un lavoro, sarà un hobby. Sì, quello sicuramente. Magari quando smetto proverò a farlo anche io. Esatto, beh, è una cosa anche un po' Deve essere una romantica. bella esperienza. Esatto. Qual è uno dei tuoi ricordi più belli legati alla bicicletta? Le amicizie, secondo me. Ho due amiche che sono nella mia squadra in nazionale con me. Quando ho fatto terza al mondiale, penso siano state le persone più felici del mondo. Certo, beh, si crea proprio quel rapporto di fratellanza. Esatto, è come una famiglia. Certo. Bella, sì, diciamo quello che si ha dietro. Sono amiche della Valcar Travel and Service, Sì, del tuo team. esatto, e poi sono in nazionale con me anche loro. Ok, e qualche ricordo legato invece, non so se c'è un ritiro pre-gara. Se magari, ecco, oppure legato a qualche mondiale, per esempio adesso ad Hong Kong, cioè lì che si è, come funziona, diciamo, lì siete tutti riuniti. Allora, prima del Covid, sì, adesso col Covid, ad esempio, ad Hong Kong non potevamo uscire neanche dalla stanza, quindi adesso sono cambiate un po' le cose. Però prima sì, facevamo i ritiri, ci trovavamo tutti a Monti Chiari, o dipendeva dove sceglieva il coach, e andavamo lì tutti insieme. Certo, beh, quindi in qualche modo adesso il Covid ha un po', come dire, cambiato anche l'esperienza del pre-gara. Sì, è completamente diverso, poi senza pubblico è proprio strano. Che peso ha il pubblico? Bloccato. Ah, si è bloccato. Mi senti? Noi ti vediamo bene. Beh, ci senti? Ci senti, Miriam? Forse abbiamo un problema di connessione. Mattia già si sta muovendo. Ok, Mi adesso ti sento, ma non senti? vedo più niente. Non Sì, ma non ci sente, vedo. ma non ci vede. Vabbè, comunque l'importante è sentirci. Ora sicuramente risolveremo anche la pratica della visione. Tanto non penso che ti perdevi niente di che. Chi guardavi? Prova a girare il telefono. Scuotilo. Mi dicono scuotilo. Mi senti? Ok. Ecco, ci senti, ci sei? Va Sì. bene, comunque pure che non ci vedi, però io credo che ora riprenderai a vederci. Sì, vedo adesso. Ah, ci vede, perfetto. Sì. Ok, bene. Che dicevamo? Scusami, io ho la memoria cortissima, mi vuoi aiutare tu che sei più giovane? Parlavamo di Hong Kong, che non c'era il pubblico, credo. Ok. Allora, Miriam, devi rigirare il telefono per non vederti storta. Grande, perfetto. E ora Così. rigiralo di nuovo. Roba da.
Ecco qua, perfetto. Si era scordato che era in quella posizione, ci spiegano. Capirai, se ci lasciate a me e Miriam da sole, praticamente ci chiamiamo col telefono, quello col filo, capito? Ti ricordi quello bianco? Forse sei veramente troppo giovane, però secondo me negli anni 2000 ancora c'era quello bianco della, il Sirio. Vabbè, questo senza fare Amarcord. Vabbè, mo non fa il giovane Mattia, cioè lei è del 97, io del 92... Te che anno sei, Mattia? Te quello grigio, ti ricordi? Esatto, quello ancora prima vedevamo proprio le case delle nonne, fantastico. Quindi comunque, certo, ecco, no, ti dicevo, il pubblico che peso ha? Secondo me è importante perché mi dà grinta, anche se non sanno chi sei, da dove vieni, loro urlano sempre, fanno sempre il tifo. Quindi è una cosa che a me dà la carica. Beh, lo sport è proprio aggregazione, quindi... Che importanza ha nella società? Domanda difficile questa. Molta, direi, dai. Lo vediamo anche adesso con gli europei. Direi che effettivamente è stato anche una grande, per esempio, ripartenza, no? Dopo, allora, diciamo... sì, sicuramente. Se ci pensiamo, sì, infatti... soprattutto adesso, dopo il Covid, sì. Esatto. Rivedere comunque qualcuno negli stadi è una cosa... più che positiva, penso. Purtroppo per noi non è ancora così. Non è ancora così, presto. Però esatto, questo diciamo che poi, come si dice, no? Come quando si crea la giurisprudenza, questo fa da, si crea un precedente, fa da scuola a quello che poi saranno sia le altre competizioni a livello calcistico, quindi magari adesso si è iniziato con gli europei, lo faranno anche nel campionato, e sia a livello più generale, magari si parte dal calcio perché è lo sport nazional popolare, però poi si arriva magari anche agli altri sport, quindi sicuramente questo, per questo dico, lo sport è proprio una, ci ha dimostrato quanto è sociale perché rappresenta un po' la ripartenza, quindi magari anche nel ciclismo a breve tornerà il pubblico. Ho un problema con la cuffietta, come vedrai che mi si toglie. Va bene, allora Miriam, è stato un piacere, ci avviciniamo ai saluti. Io ti ringrazio per averci insegnato qualcosa sulle specialità, sulle biciclette, e insomma spero di risentirti con l'oro ottenuto al prossimo campionato mondiale, e poi ti auguro il migliore in bocca al lupo per Parigi 2024, ma insomma ci risentiremo prima, sono sicura. Speriamo, grazie mille, crepi il lupo. Ma figurati, crepi sempre il lupo, ricordati stasera di vedere la partita e va bene, l'ho fatto. Ti mando un abbraccio e invece a voi do appuntamento a giovedì per l'Atletalk, sempre parlando di europei, perché appunto Miriam anche questa sera li inizierà a vedere, ma insomma stasera ci saranno, sono previste 20 milioni di persone incollate davanti allo schermo per Italia-Spagna, e quindi appuntamento a giovedì all'Atletalk alle ore 19, il prossimo martedì sempre con le nostre interviste agli atleti, e a questo punto io mi posso togliere la cuffia che mi si toglie, tanto con Miriam abbiamo terminato la nostra chiacchierata. Ringrazio tutta la redazione, quindi ringrazio Nicolò, Mattia e Andrea, il nostro direttore Giulio Gezzi. Vi ricordo il follow sul canale Twitch, ma anche su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, attivare le notifiche su Twitch che sono la campanella, ma tanto lo sapete meglio di me, e mettere anche la sub per sostenerci, quindi insomma ci avete un po' da fare, quindi mentre ci stiamo salutando voi potete mettere la campanella, fare la sub, dopodiché chiudete Twitch, andate sui social, segui su Instagram, segui su Facebook, e siamo tutti amici, chi più ne ha più ne metta. Un caro saluto da tutta la redazione di Atleta News e da me, che sono Martinella la sua. Grazie Mattia, può chiudere tutto. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!